4 milioni di nuovi asfalti su 60 chilometri di strade fanesi. Partiranno lunedì 9 maggio i lavori programmati nelle strade comunali, un intervento che andrà a risolvere in molte vie della città della Fortuna il problema di buche e avvallamenti formati nel periodo invernale anche a causa della pioggia. L'amministrazione comunale ha deciso di dare la priorità alle zone turistiche. Di questi 6 lotti che abbiamo fatto per i lavori di asfaltatura, abbiamo dato priorità al lotto numero 4, che è quello che partirà appunto il 9 di maggio e che prevede l'asfaltatura della zona di Sassonia. Ovviamente partiranno a seguito tutti gli altri, quindi non ci siamo dimenticati nessuno. Diamo priorità a questo e pertanto, per illustrare anche le problematiche che ci potrebbero essere dal punto di vista della viabilità in una zona comunque importante come quella della Sassonia, abbiamo convocato questa assemblea. L'assemblea è servita ovviamente ad illustrare agli operatori turistici, ai ristoratori, ma anche ai residenti, quello che cambierà nella viabilità in questo periodo di circa 3 settimane, dove asfalteremo viale Dante Alighieri e viale Adriatico. Questo ovviamente per noi è una priorità perché insomma in quell'area ci sono diversi esercenti e ci sono diversi residenti. Quindi in alcuni tratti della strada prevediamo di fare un divieto di sosta per permettere i lavori adeguatamente. A seguire i lavori interesseranno parte di via Gentile da Fabriano, viale 10 Febbraio e via Spontini. I lavori verranno interrotti nei mesi di luglio e agosto per consentire il normale svolgimento della stagione turistica. A settembre poi si continuerà con gli interventi in via Caduta del Mare, via della Marina, parte di via Gentile da Fabriano, via Girolamo da Fano, viale Carducci, via Fabio Filzi e viale Cairoli. I lavori ovviamente riprenderanno probabilmente dopo la stagione estiva anche in altre aree della città molto importanti e quindi proseguiranno anche con gli altri lotti che nel mese di giugno tutti i lotti prenderanno inizio e quindi daremo una risposta nel giro di 3-4 mesi.